una bella iniziativa, una passeggiata attraverso le barriere architettoniche che i candidati sindaco stanno facendo nel Borgo Umbertino, proprio per rendersi conto delle difficoltà, degli ostacoli gravissimi che ci sono. Non bastavano i danni, gli insulti della natura, purtroppo si aggiungono le beffe amministrative che impediscono una normale vita per un disabile. Questa mattina tra i candidati sindaco non c'è Rinaldo Melucci, quello che dice di essere il sindaco della gente, un sindaco completamente assente, invisibile, un sindaco che evidentemente non ha avuto rispetto di questa manifestazione, ma viste le tante barriere architettoniche esistenti, è un sindaco che non ha avuto proprio rispetto dei diversamente abili in 4 anni e mezzo di amministrazione, e insieme a lui le stesse responsabilità amministrative, la stessa disattenzione verso i disabili. Ovviamente questa disattenzione riguarda anche Walter Musillo, che, ricordiamolo, non è un verginello politico ma ha amministrato con Melucci per 4 anni e mezzo, quindi i disabili dovrebbero ricordarsi di Melucci e Musillo, i quali purtroppo si sono dimenticati di loro. Da parte mia non c'è nessuna strumentalizzazione, perché io ho avuto mio padre e mia madre invalidi, mia madre con gli esiti di un ictus cerebrale e mio padre con gli esiti appunto di un angiosarcoma, il più terribile dei tumori maligni, mio padre ridotto anche lui sulla sedia a rotelle. Quindi questa esperienza per me corrisponde a riaprire una ferita, e nessuno può permettersi di dire che io sto strumentalizzando, ma vediamo insieme, purtroppo viviamo insieme, questo atroce tour delle barriere architettoniche. Vedete un primo scivolo che è abbastanza ripido, sconnesso, e qui ci sono degli avvallamenti. Vedete, un disabile rischia chiaramente di ribaltarsi. Questa è la triste realtà disegnata dall'amministrazione Musillo Melucci, Melucci Musillo, in questi 4 anni e mezzo, gravi deficit, gravi appunto ostacoli, barriere architettoniche vergognose. Percorrendo via De Cesare facciamo conto che dobbiamo arrivare su quel marciapiede, e di fatto ci sono degli ostacoli, guardate, è difficile, e molti disabili sono, ecco, guardate qui il dislivello, proprio qui, lo vedete, vedete, ecco, ci si ferma, e si è costretti purtroppo a camminare, a percorrere la carreggiata, la strada dove appunto transitano le macchine, vedete un po'. Ora è tutto fermo, ma immaginate con le macchine, con le auto che passano, cosa succede. È inutile che diciamo, qui ci sono due soggetti che hanno amministrato Taranto, Melucci e Musillo. Noi non vogliamo strumentalizzare nessuno, ma vogliamo dire i fatti come stanno. Due persone che sono state in maggioranza e che ora si ripresentano come sindaco. Non so con quale coraggio e con quale faccia possano chiedere il consenso ai diversamente abili. E la cosa grave è che siamo nel pieno centro della città. Non siamo nella periferia, dove lì è ancora peggio di questa realtà, perché le periferie a Taranto sono state del tutto abbandonate in questi anni. Ci sono anche i vigili urbani, giustamente, come dire, presidiano questa iniziativa. Io non strumentalizzo assolutamente, perché ho avuto mio padre e mia madre sulla sedia a rotelle, mia madre a causa dei postumi di un ictus cerebrale e mio padre purtroppo per un angiosarcoma, il più terribile dei tumori. Quindi da parte mia non c'è nessuna strumentalizzazione, c'è solo il rivivere un dramma che ho già provato sulla mia pelle. E oltretutto poi bisogna avere anche la fortuna, il disabile, il diversamente abile deve avere la fortuna di trovare qualcuno che lo possa accompagnare e che abbia anche una certa, una bella energia, una bella forza, vedete? Qui c'è il nostro amico Aldo Schiedi, che è atletico e c'ha forza, ma immaginate una vecchietta o un vecchietto che deve ricorrere all'aiuto del proprio coniuge anziano, immaginate un po'.
È importante questa passeggiata, questa camminata, perché ci fa capire tante cose. Guardate qui per esempio, guardate. Come si fa? Come si fa? Melucci, Musillo, come si fa? Spiegatelo ai disabili. Melucci e Musillo, spiegatelo. Ed ora il diversamente abile dovrebbe passare. Mi spiegate come fa? Guardate, proprio deve, è un miracolo riuscire a spingere per farcela. È assurdo, è assurdo. Tra l'altro io sono stato uno, insieme all'organizzatore di questa manifestazione, signor Vinci, che siamo venuti qua un giorno e abbiamo fatto ed evidenziare tutte le difficoltà per un disabile di arrivare nei piani superiori, oltre che i bagni non erano per niente a norma. Vabbè, palazzo, non parliamo poi di Palazzo La Tagliata, che è proprio inaccessibile. Il giorno chiamiamo anche tutte le televisioni, siamo usciti sui giornali, è tutto documentato. Quindi a distanza di anni adesso vediamo se le cose sono cambiate anche all'interno del Comune di Taranto, dove credo che fosse il 2016-17, era veramente inaccessibile. È sempre amministrazione di centro-sinistra, perché ricordiamo che a Taranto l'abbiamo da 15 anni e rischiamo di averla per altri 5 anni, quindi 20 anni. 20 anni di amministrazione PD a Taranto, 20 anni in Puglia, 30-40 anni in Italia. Se i tarantini o gli italiani sono felici di come sono amministrati, beh, che si tenessero questi personaggi. Boom! Vedete come si scende? Il precipizio, il precipizio. Vediamo come fai lui. Ora scendi la scendi. Guarisco. Scendi. Guardate, ora il disabile dovrebbe guarire, alzarsi e camminare. Oppure il poveretto che sta dietro si dovrebbe ammazzare. Come si fa? Come si fa? Ecco, dovrebbe guarire, alzarsi e ricevere il miracolo.